Buonasera. Buonasera a tutti. Aspettiamo che si connetta qualcuno. Stasera usiamo le matite acquerellabili. Aspettiamo che arrivi magari la notifica. Stasera usiamo anche un foglio di questo pad di carte, si chiama Little Dreamer Girl. Il pad di Eco Park è una delle novità, diciamo, arrivate mai 2 o 3 settimane fa. E useremo una carta che in realtà esiste anche sfusa. Io infatti ho usato il foglio sfuso, ma vediamo anche brevemente il pad, perché sono tantissime carte molto belle. Ciao Ilaria! E poi ci concentriamo sulle matite acquerellabili. Le vediamo un po' insieme e facciamo una shadow card. Abbiamo un sacco di cose da fare questa sera, per cui inizierei. Ciao Agata, buonasera. Allora, iniziamo appunto con le matite acquerellabili. Ciao Chiara, ciao. Ci rivediamo online. Allora, io ho già iniziato a timbrarmi. Su questo è un cartoncino di carta acquerellabile, questa da 200 grammi della Florence. Mi sono già timbrata con l'immancabile Pinecone, il VersaFine. Mi sono già timbrata alcuni elefantini. Questo è il set di Mama Elephant con Fly With Me con timbre fustelle. Me li sono già timbrate in modo che la timbrata, come si dice, l'inchiostro fosse asciutto quando andavo poi a colorare. Ok, allora mi sono andata a timbrare appunto gli elefantini. Uno l'ho già colorato e gli altri coloriamo insieme. Allora, posto che non sono molto brava a colorare, come può essere appunto Sara, che appunto vedete spesso colorare con i Distress. Sì, sono tenerissimi gli elefantini. È uno strumento facilissimo se appunto non vi sentite tanto sicuri con gli acquerelli oppure non avete tanto tempo e quindi volete fare qualcosa di veloce, diciamo. Poi c'è chi è molto bravo anche a colorare con le matite e acquerellare con le matite acquerellabili. Però diciamo che appunto io non essendo molto brava e esperta, vi faccio vedere proprio un modo molto veloce anche di utilizzarli e avere comunque un effetto carino, diciamo. Allora, iniziamo appunto con gli elefantini. Allora, questo è un set che ha 24 matite. Esiste sia un set di, mi sembra, 12 matite. E vado semplicemente a colorare, per cui inizio a colorare come si colora appunto con le matite, insomma, vado proprio a mettermi il colore. Ovviamente questa carta è liscia, per cui la colorata, diciamo, rimane meno le strisciate, diciamo. Se invece utilizzassi come si chiama? La carta acquerellata, quella invece martellata, farei un pochino più fatica a stendere il colore. Per questo che utilizzo anche questa, per cui vado proprio a colorare tutto. Potrei anche decidere di lasciare in realtà delle aree bianche, per esempio potrei lasciarmi un'area bianca verso il centro, o anzi no, sull'elefantino non lo faccio, magari lo faccio dopo sul palloncino. Qui vado proprio di colore abbastanza pieno. È veramente un modo super veloce di colorare, per cui io lo trovo molto molto utile. Avevo già fatto anche un post sul blog dove facevamo vedere un progettino per la festa del papà. Avevo utilizzato proprio le penne acquerellabili, le matite acquerellabili. Vado a dare qualche tocco, magari di marrone, in alcuni punti dove vorrei che ci fosse l'ombra, diciamo, per esempio qua sotto la proboscide. Proprio leggera, leggera.
Ok, e che altro? Direi che comunque l'elefantino è grigio, per cui direi possiamo dare magari un pochino di giallo poco poco per dare un po' di luce, ma ok. Dopodiché cosa faccio? Mi prendo. Ciao Fede, ciao, ben arrivata. Mi prendo un pennello, questo è il pennello numero C6. Ok? Mi vado a e un tovagliolino, un fazzolettino di carta, vado a intingermi il pennello con l'acqua pulita, forse è sporco questo pennello, molto bene, era un po' sporchino forse, me ne ero accorta, ok, quindi mi prendo l'acqua pulita e vado ad acquerellare appunto, vado a passare l'acqua sul cartoncino. In questo caso il mio colore è piuttosto pieno, per cui vado proprio ad acquerellare tutto in generale. Se avessi delle zone di chiaro, partirei dal chiaro, ma magari dopo lo vediamo con il palloncino. Il colore, come vedete per esempio qua col marrone. Lo pulisco un po', col marrone si va proprio a quasi a spostare, ad acquerellare, no? Sono uscito un pochino. Qui abbiamo fatto l'ombra, per cui ok. E questo è il primo elefantino. Crea proprio un effetto, diciamo, acquerellato, pur non usando gli acquerelli, appunto. Poi passiamo a fare questo qui e questo. Poi facciamo i dettagli e il palloncino. Quindi vado a colorarmi anche questo. Volendo ovviamente una volta asciutto il colore, quindi una volta che non c'è più acqua, posso andare anche a ripetere l'operazione per scurire alcune zone. Magari farò così con gli altri perché questo effetto marrone non mi è piaciuto tantissimo in realtà. Per cui penso che farò così. Andrò a colorare tutto in modo uniforme e poi vado a creare qualche ombra a sovrapposizione, ripassando. Ok, facciamoli tutti. Questo qua è doppio, ho sbagliato, l'ho timbrato due volte, per cui al momento non mi serve. Ok, questa è la zampotta dietro, ci ho messo un po' a capirlo, ma è la zampotta. E la zampina. Poi dentro non so se fare anche le zampotte, quali le avevo fatte, non si vede. Non so se farle rosa o magari diamogli giusto poco 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 di grigio e poi gli passiamo un po' di rosa sul sotto delle zampotte. Ok. Quindi vediamo un secondo, mi sono un po' perso. Ok. Quindi vado sempre a riprendermi il mio pennello, un po' bagnato, non deve essere grondante, deve essere bagnato, e vado a uniformare il colore. Come vedete, avendo utilizzato il VersaFine Clair, il mio colore, e avendolo timbrato qualche ora fa, come dire, il mio outline non si sbava, rimane bello integro. Ovviamente per fare questi lavori con l'acquerello, diciamo, cioè con l'acqua per l'acquerellare, va benissimo un pennello a goccia perché ha anche la punta, per cui si riesce a fare un lavoro anche di precisione. Ok, vedete che ci vuole proprio un attimo.
Anche soltanto così ci toglie quelle, diciamo, quell'effetto di matita, dà proprio un effetto più acquerello. Zampotte le faccio dopo perché devono rimanere più chiare, per cui vado poi a pulire il pennello, se no sposterei troppo colore dal corpo, che è più colorato, più pigmentato. Ok. Deve essere proprio tenue, tenue. Ciao, buonasera, buonasera, benvenuta. Ok, voilà. Adesso procedo, poi andrò a fare magari il secondo strato per dare un pochino più di ombre, ma aspetto che si asciughi. Intanto vado a farmi con rosa carne, mi vado a fare l'interno delle orecchie. Ok. E poi qui adesso però è bagnato, per cui voglio poi passare un pochino anche le zampe. Ok. Ok. Adesso prendo sempre il mio pennellino pulito. Ah, magari gli metto proprio una puntina di rosso qui. Proprio una puntina. Su qua mi si è un po' bagnato. Proprio leggerissimo perché il pigmento del rosso è bello forte, per cui gli diamo proprio solo una punta. Vado anche a pulire il pennello, se no mi diventa troppo troppo rosso. Questo qui. Voilà. Ok. Adesso passerei ai palloncini. Siccome voglio utilizzare questa carta che ha queste tonalità sul verde acqua, il rosa, l'azzurro, penso che appunto utilizzerò proprio questi colori. Qui uno che ho già fatto, ho utilizzato proprio il verde acqua. Magari usiamo un rosa, un fucsia, che è anche un altro colore che ritorna, e iniziamo da questo. Allora, anche qua magari lasciamo una zona qui centrale bianca, così vediamo come creare magari un effetto di luce. Ripeto, io non sono molto brava neanche su questi effetti di luce, però ci proviamo. Magari lasciamo proprio una parte così più bianca. Poi ovviamente più coloro, più insisto, più pigmento ci sarà e più intenso sarà il colore. Se invece rimango più leggera, ovviamente ci sarà meno pigmento, il colore rimarrà più tenue. Magari faccio anche uno di questi due palloncini. Anche qui magari lascio una piccola area bianca. Voilà. E quest'altra invece, magari questa riprendo il verde acqua. Mi tengo sempre quest'area più o meno, quest'area bianca e vado invece a colorarmi l'altra. Scusatemi, ogni tanto riguardo se c'è qualcuno che si inserisce o fa domande. No. Ok. Ok,
Mentre questo possiamo farlo più sull'azzurro, dai, facciamo un azzurro che c'è anche l'azzurro qui, più un blu forse. Facciamolo blu. Ok. Andiamo a colorare anche questo. Il blu non lo avevo ancora usato. Ah no, sì, l'avevo usato. Il blu è bello, sì, questo qua, esatto, sì, l'avevo usato per fare i jeans del papà, appunto nel progettino che vi dicevo per la festa del papà. È super pigmentato, me lo ricordo, bello, bello intenso come colore. In realtà anche qui si possono aggiungere dei colori per dare delle sfumature. Per esempio, potrei aggiungere qua, magari nelle zone d'ombra del viola, molto leggera, perché anche il viola penso che mi dia un po' di colore. Anche qua c'è un po' di, insomma, lasci un bel po' di pigmento, magari un verdone qui nella parte sotto. Ok, e adesso procedo. Arancione. Ah, ciao Monica, ho letto troppo tardi. In effetti con quella carta lì non era male l'arancione. Ho letto troppo tardi. Allora, in questo caso parto dalla zona non pigmentata e vado verso il fuori, ok? Per poi magari rientrare un pochino in dentro per togliere il gradino di colore, diciamo. Però se voglio lasciare quest'area bianca, devo partire dalla zona meno colorata, per cui in questo caso dal bianco, e poi andare verso la parte più colorata. Poi magari li riporto, come dicevo, un pochino di colore verso l'interno, però tendenzialmente parto dal dentro per andare verso fuori, comunque in questo caso. Ok. Ok, Solo avvicino un po' per... Si deve ancora asciugare, però l'effetto è questo. Potrei anche cercare qui di togliere un pochino lo scalino che ho fatto di colore, così. Ok. E lo faccio anche per gli altri, ovviamente. Sempre parto sempre dalla parte meno pigmentata. Ok, qui c'è la parte violacea che ho aggiunto. Ok, poi visto che qui è un po' bagnato perché ho appena colorato, passo al palloncino blu. Qui si vede tanto perché essendo bello pigmentato si vede tanto quello che sto facendo. Pulisco un po'. Poi, se ho carta acquerellata, posso ovviamente, finché bagnata, andare a pulirmi il pennello e a sfumare, insomma, o a togliere anche a prelevare del colore. Per cui, se qua mi sembra troppo che il colore sia andato troppo in dentro, posso anche prelevarlo un pochino col pennello.
Scusate, mi sono uscita, no. Ok. Voilà. Ok. Ah, e adesso, aspettate qui forse, prendo un altro pezzettino di carta. Qui forse ho un po'. Voilà. Ok. E adesso passo al... Ciao! Ciao, ciao Sara! Eccoti. Sto facendo una cosa, Sara, che ti conviene non guardarmi più. Ok, ovviamente gli effetti che fa Sara con gli acquerelli sono tutta un'altra cosa, però diciamo che è un modo molto, fa ups, molto facile di creare un effetto acquerellato. Ok. Diciamo che ci siamo. I miei palloncini sono fatti. Allora, volevo un secondo riprendere un attimo le zampotte qui per fare un tocco, per dare un tocco di rosa. Ok. Poi faccio anche le guanciotte rosa, per cui li metto un pochino di rosa qui. Così, dopo si vedrà un pochino di più. E anche qui, forse un po' bagnato, no. Ok. Si vede un po' poco, forse. Ok. E vado sempre a passarmi un pochino d'acqua per sfumare un pochino i miei colori. Qui amalgama proprio il grigio che ho passato prima con il rosa. E qui anche un pochino per le guanciotte, giusto appena appena. Ok. Qui è venuto poco, non so perché. Non si vede tantissimo la guanciotta. Ok, questi sono i miei elefantini. I miei adorabili elefantini. Li lascio un attimo da parte, poi li vado a fustellare, ma lascio un attimo che si asciughino. Intanto vado avanti con quello che devo fare, che è la shadow box, la shadow card, insomma. Questi li posso togliere. Ok. Sistemerò dopo. Allora, parto con un pezzo di carta. Allora, io appunto da questo pad mi sono presa il cartoncino, quello con gli arcobaleni. Ok. Ho da una parte l'arcobaleno, dall'altra parte queste stelline. Allora, vado a utilizzare questa parte dietro delle stelline. No, tolgo un attimo l'acqua che ho paura di fare danni. Ok. E mi taglio una striscia da 11 centimetri, questa è già 11 centimetri, per 28. 11 per 28. Ok, perfetto. Adesso vado a prendere, scusatemi, una 11x28 di questa pattern e mi taglio anche un 11x28 invece da un cartoncino bianco. Quindi 11x28. Ok. Allora, di questo bianco inizio a farmi una cordonatura a metà, quindi a 14 centimetri. Così. Ok. Così. Mentre di quest'altro mi vado a fare una cordonatura a 1 centimetro. Poi a 14 centimetri, quindi a metà, come prima. Ok. E a 15 centimetri. Ok. Voilà.
Ora, prima di andare a riprendermi le mie pieghe, voglio andare a crearmi qua all'interno una finestra. Utilizzo questo set di fustelle che ho già utilizzato anche la settimana scorsa e vado a utilizzare la finestra. Quindi questa qua sarebbe la terza fustella. E la vado a mettere al centro di del allora al centro, diciamo, di questo rettangolo, che sarebbe il primo rettangolo dopo la cordonatura da 1 centimetro. Quindi me la posiziono abbastanza centrale, magari me la fermo con del washi, se lo trovo. Aspettate, che avevo qui il mio washi. Eccolo, no, questo è quello piccino. Dove l'ho messo? Non lo fermo col washi, l'ho perso. Vabbè, ho questo qua piccino piccino, utilizzerò questo. Elisa, ciao! Se lo trovi, non so più dove l'ho messo. C'è quello piccolo, quello un pochino più grande, non ce l'abbiamo. Vabbè. Allora, quindi me lo vado a fermare, giusto per non muovermi quando vado a fustellare sopra e sotto. Scusatemi. Magari, scusatemi, mi sembra un po' bassino. Un pochino più in alto. Così. Ok. Ogni giorno perdiamo qualcosa. L'altra volta Veronica è Non l'avevi già tirato impazzita. È fuori? impazzita. Sì, forse l'avevo già tirato fuori, ma chissà. Vabbè, fa niente, tanto non. Ok, sopra e sotto per non farla muovere. Nicoletta, buongiorno, buonasera, anzi. E vado a fustellare. Ma niente, non è indispensabile, salterà fuori come l'altra volta. Ok, si è già mossa. Perché questo washi è proprio piccolino, vabbè. Ok. Ah, vero, scusami, mi sono dimenticato una cosa. Guarda se ho dell'acetato qui, se no, se me ne prendi uno nuovo. Non so se qua servirebbe proprio una striscetta di acetato. Ok. E voilà, e mi sono creata la mia finestrella. Ora vado un attimo a riprendermi le pieghe che ho appena fatto. Quindi mi premi, rip... aiuto, una stecca d'osso. Ok, mi vado a riprendere appunto questa piega, la prima. Sposto un attimo questa. Quest'altra. Questa e basta, sono queste qua. Ok, un acetato normale, trasparente. Sì. Ok, ora prima di andare ad assemblare il tutto, devo accorciare un pochino la parte interna di questo biglietto. Quindi vado a togliere proprio 1 centimetro da questa parte, quindi se questa è la copertina, diciamo, devo andare a togliermi 1 centimetro da questa parte di qua. Ok, quindi siamo così. Ok, perfetto. Ah no, prima di assemblare volevo decorare la copertina, diciamo. Quindi questa sarà la mia copertina e vado, allora andrò ad applicarci un elefantino, ok? Però prima, invece che lasciare, diciamo, la pagina bianca, volevo utilizzare Distress per creare uno sfondo. Ok, ho scelto questi colori che mi riprendono sempre un po' i colori degli arcobaleni.
che poi si, appunto, si vedranno. Ok, quindi mi vado a prendere il mio. Qui mi serviva il washi tape. Vediamo se. Allora, quindi abbiamo detto, qual è la copertina? Questa. Questa è la mia copertina. Vado innanzitutto a fissarmi sul retro lo stencil. Per cui dov'è che ho messo? Ok, con il washi piccolino, oggi no, cioè ho solo il washi piccolino perché ho perso quello grosso. Sì, allora sto usando il Mild Lavender, il Peaked Raspberry, il Broken China e l'Evergreen Boat. Questi qua. Quindi mi vado a mettere il mio cartoncino dritto e me lo vado innanzitutto a fermare sullo stencil. Ne metto un po' di washi perché essendo piccolino non è che appiccichi tantissimo questo. Ok. Lo fermo sul retro perché andando a colorare con i distress, se lo fermassi sul davanti rischierei che magari mi coprisse delle aree che mi servono, diciamo, come, mi coprisse delle aree e quindi quando vado a colorare mi rimane una chiazza bianca. Non so se mi sono spiegata. Ok, quindi mi sono fermata il mio stencil, dovrebbe essere abbastanza fermo. Metto un pezzettino anche sotto. Ok. E adesso utilizzando il mio brush vado a creare una sorta di arcobaleno. Quindi volevo partire dal Peaked Raspberry. Ah, scusate, mi devo anche mascherare quest'area. Però non avendo. Vabbè, facciamo così sperando che non mi vada. Oddio, questa parte in realtà non si vedrà perché andrà sotto, per cui non mi devo preoccupare più di tanto. Lo tengo giusto per, ma in realtà anche se lo macchio non si vedrà. Quindi lo stendo tipo a modi, diciamo, a modi arcobaleno, un po' bombato, diciamo. Questi brush permettono appunto di rendere la stesura degli oxide o degli ink molto molto omogenea senza preoccuparci troppo delle macchie che potrebbe lasciare la spugnetta. Poi vado proprio semplicemente a pulire su uno straccetto le mie setole. E vengono pulite, insomma, si toglie abbastanza facilmente il colore. Voilà. Passo al Mild Lavender, quindi è quello un pochino più chiaro. Parto da sotto e poi magari vado a mischiarli un pochino dopo, a sovrapporre un pochino i colori dopo, per evitare che mi si macchi troppo il colore. Ok. Poi passo all'evergreen. Pulisco un pochino le setole. E poi vado verso l'alto. Prima quella parte più pigmentata. Parto sotto e poi vado a mischiare un pochino i colori, però in modo lieve verso l'alto, per evitare di mischiarli troppo troppo. Ok, e poi l'ultimo che è il Broken China. Ah, questo è molto molto pigmentato, per cui lo scarico prima un pochino, non vedete, scusatemi, lo scarico prima un pochino sul mio piano e poi vado a portarlo dentro, diciamo, così.
Ci siamo. Vediamo cosa abbiamo fatto. Vediamo il risultato finale. Pulisco un pochino la mia spugna e vado a vedermi l'effetto finale. Ok, voilà. Mi sono fatto un arcobaleno di cuoricini con lo stencil. Ok, mi pulisco un pochino il piano per evitare di macchiarmi poi tutto il lavoro. Ok. Adesso, questa sarà la mia copertina che poi andrò, insomma, la mia parte frontale del bigliettino che poi andrò appunto a decorarmi con il mio elefantino e magari ci metto sotto una timbrata. Questa sarà la parte visibile all'interno. Ora, siccome poi sarà bella ricca, vedremo, mi vado semplicemente a mettere per ora uno sfondo. Troppa roba su sto tavolo, non ci capisco più niente. Allora, uno sfondo. Potremmo usare direttamente questo. No, 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 scusatemi, mi sono persa. Eccolo qua. Ok, uno sfondo con, me lo sono già pretagliata, anzi lo devo accorciare un pochino in realtà, con i nostri arcobaleni. Quindi non serve che riempia completamente il foglio perché tanto questa parte non si vede. Devo accorciare solo leggermente la parte bassa perché spunta. Ok. E me la vado a incollare al centro. Ok. Scusatemi, stavo andando a vedere se avete fatto qualche commento. Ok, quindi questa me la vado proprio semplicemente a mettere come sfondo. Ok. Voilà. Questa è la parte centrale del mio bigliettino. Poi, questa parte qua invece l'andremo a incollare su questa base. Ora vedremo come. Prima di fare questo, io mi devo incollare una fascettina di acetato. Eccola qua. Quindi mi taglio proprio una striscettina. Dunque, deve essere ovviamente più lunga della finestra perché devo incollarla sopra e sotto. Per cui direi di farla almeno un 12 centimetri. 12 centimetri e mezzo, mentre lo spessore poi in realtà possiamo farla di un centimetro, non deve essere spessissima, non è necessario che sia spessissima. Ok, abbiamo detto 12 centimetri, mi si è spostato. Aspettate che è sempre meglio in realtà tagliare dal basso verso l'alto. Facciamo subito, rifacciamo. Per evitare che si sposti il foglio, anzi, scusatemi, mi sto complicando la vita. Ok, facciamo così. Comunque, sempre meglio, diciamo, tagliare dal basso verso l'alto, perché questa parte qua tiene più fermo il mio foglio, mentre se lo faccio dall'alto verso il basso, questa parte mi balla di più, per cui rischio di muovere il foglio. Ok. Adesso non l'ho tagliato, abbiamo detto 12 e mezzo, me lo taglio con le forbici. Stasera, no, stasera non trovo niente. Vabbè. Ho trovato le forbici scrause, mi prenderò queste forbici un po' scrausine. Ok. Dunque, questo lo vado a incollare al centro. Sul retro, così mi posso prendere anche un po' di biadesivo, eh? Posso utilizzare un po' di biadesivo. Allora lo vorrei fare al centro, per cui lo piazzo qui. Vado a spellicolare e mi attacco il mio acetato qua. Ok, la stessa cosa la faccio sotto.
Ah, devo tagliarlo un pochino perché mi finisce sulla piega. Perfetto. Ok. Mi taglio il mio pezzettino di biadesivo. Non riesco a togliere il biadesivo, aspettate. Pinzetta. Eccola qua. Voilà. Lo metto bello teso, dritto possibilmente. E voilà. Ok. Quindi ho il mio pezzettino di acetato qua al centro. Ora questo vado a incollarlo a questa base. Come? Ora lo vediamo. Allora, vado a mettere il biadesivo su questa parte che ho piegato, cordonato prima. Per cui vado a posizionarmi il biadesivo così, su tutta la lunghezza. Okay. Me lo spellicolo, lo vado a posizionare aperto, diciamo, nella parte interna. Controllo che sia dritto, più che altro. Mi sembra di sì. Ok. E vado a chiudere la finestra. Voilà, così. Ok, poi questa parte invece la vado a incollare di qua. Ok, quindi questa parte qui, questo ultimo rettangolo, vado a incollare sul retro del retro del bigliettino. Qui, per cui posso sempre mettermi del biadesivo. Ovviamente no, lasciate, il biadesivo va oltre la cordonatura, quella che abbiamo fatto a 15 centimetri. Adesso ve la faccio vedere, rivedere così almeno per chiarezza. Ok. Mettiamo il nostro biadesivo. Per tenere fermo il tutto. Quindi io il biadesivo l'ho messo, vedete la cordonatura che ho fatto 15 centimetri, l'ho messo nell'ultimo rettangolo. La cordonatura l'ho lasciata tra virgolette libera. Spellicolo. Oggi ho un pochino di unghietta lunga, quindi riesco anche a togliere la pellicola del biadesivo. Ok, schiaccio. No, aspettate, 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 aiuto. No, cosa ho fatto? No, mi si è incollato sbagliato. Non attaccarti. Aspettate, aiuto. Aspettate che mi sto perdendo. Questa parte deve essere così. Aiuto. Mi ero fatta. Ah no, va così. Perché poi. Sì, giusto. Quindi, scusatemi, eh. La devo incollare così, sì. Che questa, giusto, scusate. Quindi vado a incollare tenendo schiacciata la mia cordonatura e prendendo quindi il foglio. Quello è venuto un po' stortina, però spero che il concetto sia chiaro. Ok, quindi forse ho fatto un po' di confusione perché mi stavo perdendo. Ho messo il biadesivo sull'ultimo rettangolo e poi sono andata a schiacciare questa parte qua con la cordonatura e tutta questa, diciamo che il foglio deve andare a coprire
totalmente il retro del bigliettino bianco che ho fatto prima. Questo perché mi crea questa specie di movimento quando vado ad aprire il bigliettino. Spero che sia chiaro. Chiaro? Perfetto, meno male, perché mi ero un attimo persa. E adesso vado un secondo a fustellarmi i miei elefantini che mi sono fatta prima. Mi vado a ritagliare, diciamo, con la fustella, che è sempre super comoda, la fustella abbinata. Mi vado a ritagliare i miei, allora questo è abbinato a questo. Poi abbiamo, no, questo è quello che avevo già fatto. Mi serve lei. E poi infine questo. Ok. Quindi me li vado a fustellare. Big shot. Mi posiziono bene in corrispondenza del taglio e poi mi blocco il tutto con del washi tape in modo da non far muovere la fustella quando entro nella Big Shot. Spero che tenga sto washi. Ok. Poi abbiamo questo. Uno, due. E l'ultimo. Ok, un pochino più in là, così. Ok, voilà, piano e passo. Forse ho tagliato più elefanti di quelli che mi serviranno, adesso vediamo. Vediamo se li uso tutti o no. Ok, sono troppo carini, scegliere poi sarà difficile, sono tutti tenerissimi. Allora, uno, quindi, tanto mi sistemo un attimo le mie fustelle qua dentro per non perderle. Uno, due e tre. Ok. Quindi ho i miei elefantini più quello che avevo già fatto, che è finito qua. Ok. Allora, uno lo andrò a mettere in copertina, abbiamo detto. Uno lo andrò a mettere sicuramente qui, che dà questa idea di movimento. E uno magari lo metto qui sotto, fermo. Allora, quale metto in copertina? Datemi un consiglio. Tanto che scegliamo, vado anche a timbrarmi il mio sentiment. Metto un Oh Happy Day. Me lo vado a timbrare su un pezzetto a parte. C'è un casino stasera sul tavolo. Blu sulla copertina. Vediamo un attimo. Ci sta bene? Sì. Perché no? Quindi, intanto mi faccio la mia timbrata o Happy Day. No, al contrario, vabbè. Ok. Lui invece, se trovassi le mie forbici, sarebbe anche bello. Invece oggi niente, 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 vabbè. Pazienza. Ah, ecco, le ho trovate, ce le avevo sotto gli occhi. Risalta bene. Sì, dai, facciamo blu allora. Va bene.
approvato. Mi ritaglio un pochino il mio sentiment. Proprio così, un pochino, riprendendo un pochino l'andamento delle lettere. Questo magari lo spessoro anche un pochino, gli do un po' di spessore col biadesivo spessorato. Ok, qua abbiamo il mio Happy Day che sicuramente gli darò un po' di spessore con dei pezzettini di biadesivo. Allora abbiamo provato questo, che quindi ce lo incolliamo qua. Aperto. E lo vado a mettere qui al centro così. Poi mi vado a prendere un pochino qualche pezzettino di adesivo spessorato e lo vado a mettere sul retro del mio sentiment. Questi qua quadratini piccini piccini sono perfetti, così non devo neanche tagliarlo. Ok. Mettiamo un altro pezzettino qua. Ok. Ci sono quasi. Prima riuscivo a spellicolarlo tranquilla. Ok. E questo è il mio sentiment. Il mio elefantino, dobbiamo tenerlo un po' prima che sì. Ok, ora vado a incollarmi e mettere questo qua che si muove. O questo, no, mettiamo questo che sembra proprio avere uno slancio verso l'alto. Ok, questo lo vado ad attaccare sull'acetato. Ci vorrà un po' di più prima che asciughi. E magari metto questo qua che sta bene ad angolo, dai. Quindi mettiamo un po', allora. Lo metto ad angolo, per cui gli metto un pochino di colla qui e magari gli metto un pochino di colla anche sulla parte, diciamo, più sottile. Adesso qua devo aspettare che scenda la colla. Ci mette sempre un pochino ad arrivare. Vero che è carina, perché poi ha anche un effetto, vabbè, ci metto un po' a scendere, lasciamo stare, gli metto proprio due goccine qui. Ok. Adesso vedrete che ha proprio un'idea di movimento. Ok. E voilà, questo è il mio bigliettino, che ha questo effetto di movimento una volta che lo apro. Vedete? Voilà, oh happy day! E qui magari c'è proprio anche lo spazio per eventualmente scrivere un messaggio, lo lasciamo bianco. Voilà, spero che vi sia piaciuto. Magari si potevano mettere anche delle nuvolette, adesso che ci penso, arricchirlo con qualche nuvoletta sarebbe stato magari carino. E niente, vi ringrazio per essere stati con me, per aver fatto con me questa shadow card. Mi piace questo effetto di movimento. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Buona serata a tutti.